Buongiorno a tutti. Siamo in un posto, boh, dimenticato da Dio, che non mi ricordo come si chiama questo paese. Montisola. Ma di cui Cristo si ricorda. Cristo è passato di qua. A Eboli no. E stiamo andando verso la passerella di Cristo. Poi sai cosa? Se riusciremo ad andarci, sempre se riusciamo ad andarci. Perché? Presentatevi siamo voi, Lovere, che a voi non vi conosco, no? A me sì. Siamo Lovere. Presentatevi. Silvia, Chiara. Bon. Meno me neanche cagato. Vabbè, ma te ti conoscono già. Cioè, se vuoi salutare, saluta. Saluti. Non so con cosa salutare. Cioè, saluto con l'ombrello. Ciao. Voi non dite niente? Per ora tutto bene. Tutto sommato, ci possiamo lamentare. A parte pronti al peggio. A parte i momenti di panico nel battello, ma tutto sotto controllo. Tutto. Cambiare un po' i piani, perché quando siamo arrivati noi hanno chiuso l'uscita di Iseo e di Sulzano, quindi abbiamo dovuto parcheggiare in Colonia, fare 2 chilometri a piedi, arrivare al battello, prendere il battello, arrivare a Montisola. Adesso dobbiamo farci ancora 1,5 chilometri per arrivare alla passerella. Ottimo. Diceva 3? Sì, sì. Bene. Dopotutto se erano 5 dall'altra parte. Arrivano così. Dopotutto se erano 5 dall'altra parte. Non vedo perché qua doveva essere 1,5 chilometri. Cioè. Sì, se la matematica non ha un'opinione. Vedi, ti prendono per il culo per farti prendere i traghetti. Però vedo che non siamo gli unici perché. Vabbè, direi chiuso. Perché noi siamo arrivati siamo arrivati 10:30 ed era già chiusa la passerella, quindi speriamo che l'abbiano riaperta, perché altrimenti stiamo andando lì per un cazzo. Esatto. Vorrei sottolineare il dettaglio che ha organizzato peggio dei concerti della live, questo cavolo. Sì, come organizzazione non c'è. Belli. Non è bellissima, nel senso che. Cioè, fondamentalmente, evidentemente, non avevamo previsto così tanta gente. Sì, però è aperta da ormai quasi 2 settimane, ripigliatevi, ragazzi. E quindi c'è, diciamo che ti cancellano a cazzo le navette. Quindi noi abbiamo parcheggiato tipo lontano perché eravamo convinti poi di prendere la navetta che ci avesse portata sul Sulzano e poi. E invece no. Quindi queste sono le cose molto belle della vita. No, comunque. Questi fiori che cadono così sono proprio belli. Di Cassi Gerani, da noi c'è dubbio. Tra l'altro qua ci sono un sacco di caffettine carine, cioè come posto è molto bello. Bon, adesso noi proseguiamo i nostri chilometri. Ci si vede quando arriviamo alla passerella. Ci vediamo se arriviamo vivi alla passerella. Ci vediamo dopo. Quindi a dopo. Ciao ciao. Salutate. Arrivederci. Ciao. Ce l'abbiamo fatta. Forse ce l'abbiamo fatta. Se vedete alle nostre spalle c'è la passerella. Forse ce l'abbiamo fatta. Non venite, state a casa. Non fatelo perché tanto sarà una cagata in mano. Ciao Cristo. Però tutto se bene? Siete a dieta va benissimo. Comunque quella è la passerella. Adesso noi dovremmo, magari ci fermiamo un attimo, magari mangiamo anche qualcosa. Ci troviamo un po' all'ombra, però all'ombra. Ci conviene mangiare dopo aver fatto un primo tratto, perché sennò moriamo, cioè la pancia si sente. Andiamo di là, vediamo di là dall'altra parte com'è la situazione. Però io mi fermerei un attimo. All'ombra. Siamo sulla pedana. Ed è una sensazione orribile. Non ho ancora capito se è una sensazione orribile o bellissima. Che altro non si riesce a camminare. Si riesce a camminare. Cioè non so se si vede come si muove. Non so se riuscite a percepire dal video come si solleva. Cioè, senti proprio il moto onduoso. Ondoso. Ondoso, onduoso. Oddio. Il moto. Ma è una cosa stranissima. Cioè, non riesco a capire se. Perché. Non riesco a stare in piedi. Io pensavo che mi desse la stessa sensazione del. Come si chiama? Della nave quando c'è il mare mosso. Invece no, perché qua. In pratica non so com'è fatta questa cosa, però sembrano proprio dei moduli, proprio senti l'onda, cioè sembra che tu stia camminando proprio sull'acqua. È un po' come dire, quando si è una cosa sì, un po', perché un po' anche quando c'è il terremoto che senti che ti sprofonda il terreno da sotto i piedi, la sensazione è quella. Il problema è che non è così facile tenere l'equilibrio, perché io sto facendo un po' fatica ad andare dritto. Cioè è una cosa allucinante. E poi c'è questo cazzo di colore giallo.
che dà fastidissimo agli occhi, perché a me sta dando parecchio fastidio, cioè vedo tutti i colori poi sfalsati. Sì, è tra l'altro è un po' flashante. Non lo so, noi abbiamo fatto tipo tutta questa cosa. Bisognerebbe provare a sedersi, mocci. Dobbiamo provare a sederci, ma gli altri dove sono andati? Cioè, gli altri sono partite. Madonna, che capogiri, ragazzi, però. Perché, cioè, sembra di camminare su qualcosa di morbido, perché non è duro. So, cioè, nel piede io non lo sento, lo sembrano bolle d'aria, tipo, qualcosa del genere. È strano, sembra anche di camminare tipo su un essere vivente che respira gigante, perché... più strano, non so, adesso sì, bisogna provare a sedersi per vedere com'è. Se gli altri 50 gradi, sì, no? Cioè ti abbrustolisci le chiappe, è una cosa stranissima, davvero strana. Boh, adesso facciamo qualche selfie, ci facciamo qualche selfie e vediamo un po' come andrà. Ragazzi, mi stiamo chiamando? Dove siete? Ah, ma noi ci stavamo cercando davanti. Avanti, 2 secondi fa. Io sono venuta a rifarci un selfie. Io adesso li faccio. Oddio, che c'è una, è una sensazione stranissima, sì. Per voi? Sto registrando. Camminare sull'acqua. Oddio, più stai fermo peggio è. Però è proprio strano, cioè è una cosa... Per chi soffre mal di mare non è esattamente il top della vita, infatti finirà molto. Eppure ti dirò, io pensavo di avere lo stesso effetto della nave e invece no, non è così. Questo è più bello, cioè ti dà proprio il senso dell'acqua. Quindi questa cosa qua è figa. L'unica cosa è che c'è un caldo atomico. Caldo atomico, questo giallo orribile che secondo me dà un po' alla testa dopo un po'. Io voglio provare a sedermi. Scotta? No, non tantissimo. No, pensavo di più. Oddio, madonna, no, qua così ti dà più l'effetto del mare. Minchia. Però potrei addormentarmi, aiuti, tipo. Culla tantissimo. Sei protetta. E qua siamo qui. Cioè, è proprio strana. Questa, questa sensazione è strana. No, patata anche. Ma no, è un po' ondulatorio. Abbiamo sventolato bandiera bianca. Esatto, abbiamo abbandonato le altre. E siamo seduti all'ombra, nella piccola ombra che abbiamo trovato. Sì, perché, perché è non impossibile. E ci stiamo rilassando un attimo. E perché altrimenti moriamo. Sì. Io solo che penso che dobbiamo farci 3 chilometri per tornare di nuovo indietro, nella terraferma. A me viene male. No, c'è troppo caldo, ragazzi. Contando che non venite, se non siete venuti non vi siete persi niente. A parte la sensazione figa che si prova camminando sulla passerella, però per il resto c'è una cosa evitabilissima. Per carità, bello, arte, non, niente da dire, però in Italia non siamo capaci a fare queste cose qua. C'è poco da fare, non le sappiamo gestire, appunto. C'è troppa gente, troppo caldo, troppo. Io sto dando sapere quanti, cioè le persone che ci sono nella passerella, quante saranno? Miliardi, cioè guarda, sembrano formiche. Cioè le persone che ci sono nella passerella, quante saranno? Miliardi. Guardiamo le persone che passano. Male. Male. E c'è questo rivestimento giallo che è fatto con un tessuto. Di che tessuto sarà? Tipo, boh, è un tessuto strano, non è proprio tessuto, è tipo molto più plasticoso. Che riflette questo colore giallo che manda a fanculo gli occhi. Cioè, perché ti fa venire già degli sbadioni solo questo. Contando poi 45 gradi all'ombra che ci sono, che uno vuole morire. E uno dice, ma perché uno si deve alzare presto la mattina? Per patire così farsi chilometri per prendersi 45 gradi così. Vabbè. Perché c'era un motivo perché siamo stati a casa Expo, potevamo stare a casa anche noi.
No, in realtà è figo là sopra. No, è figo, però è figo. C'è troppo calma. La sensazione è proprio stranissima, un misto tra terremoto, nave mossa e proprio sensazione di camminare sull'acqua. Per il resto, per il resto nei musei, sì. C'è l'aria condizionata, esatto. Almeno. Andate a vedere il museo del Novecento piuttosto. Bene, noi adesso continuiamo il nostro cazzeggio. Direi. E secondo me tra un po' ci addormentiamo, aspettando gli altri. Secondo me le altre sono morte là sopra. Perché verrà a prendere l'elicottero. Ma ti penso guardando quel prato che c'è lì in alto, nella montagna. Chiudiamo questo micro segmento con il prato che c'è in alto alla montagna. Lo vedete? Guardate che bello. Vedete perché bello? Sapete perché bello? Perché lì non c'è nessuno. A dopo. Sì, noi siamo sulla passerella che collega Montisero alla terraferma. Questa è la situazione di gente, cioè la situazione adesso. Oddio, perché è passata la barca. Oh mio Dio. E adesso sta ondeggiando parecchio perché è passata la barca e quindi ha smosso un po' le acque. Siamo un po'. Però questa si muove relativamente poco rispetto a quella. Devo raddoppiare tutto perché secondo me si lascia del vento. Volete dire qualcosa voi? Gente, no, adesso andiamo alla terraferma. Marietta, però c'è troppa gente, ci siamo troppi al mondo. Però ce l'abbiamo fatta. L'organizzazione abbiamo vinto. L'organizzazione darai un po'. No, l'organizzazione è pessima. Pessima. Ricorda i concerti, però l'installazione io gli darei un 7,5. Sì, ma io ne guarderei un 8,5. Questo paracolo con Gesù, se noi ci piace. Adesso ne proseguiamo e magari faccio delle riprese. Proseguiamo a ondeggiare. Non riesco a stare fermo io. Adesso sì. Vorrei dire Cristo a 360 gradi. Cristo! Madonna, io stavo pensando che non so se poi ne valsa la pena con tutto sto caldo e tutta sta gente, no, per questa cosa qua. È bella, però è molto figa, però ragazzi. È inaffrontabile, cioè, ragazzi, state calmi. Fatela a marzo, cioè aprile, giugno, luglio, no. Chiedete a Cristo di installarvela a casa. È infattibile. In una sauna, un idromassaggio. Fino a che punto siete arrivati della niente. Che stavamo meditando sul fatto che cioè, se è una che si cosa sta muovendo un sacco. Allora io non avrei fatto giallo, avrei ecco, fatto azzurro, quello sì. Giallo è orrendo. Ma anche perché poi dà fastidio agli occhi, cioè a meno dà parecchio fastidio. Oddio, aspettate. Un attimo. Mi dispiace solo che poterlo vedere la sera, però ragazzi, però ciupa, insomma. Come dire. Ma qui le luci ce le avranno perché non le vedo, eppure nelle foto le ho viste. Ma mi sa che è illuminata da dentro. Sì. Davvero? Sì. Oddio che ansia. Non so se ce la potrei fare. Cioè, stiamo avvicinando alla terraferma. Però si va, sembrava più lunga, invece si va perché ho già fatto un bel pezzo. Bom. Aggiorniamo dopo, ci arriviamo perché cioè ondeggia parecchio, non so se nel video si può vedere, ma ondeggia parecchio, cioè guardate adesso si sta alzando, adesso ci stiamo abbassando, è un effetto stranissimo. Poi adesso c'è la barca che passa, quindi ale, ma
perché le fanno passare così vicine? Le fanno apposta. Sì. Ce l'abbiamo fatta. Siamo nella terraferma. Quindi ce l'abbiamo fatta. Dopo il caldo ce l'abbiamo fatta. Molto caratteristica. All'ombra poi, al fresco. Sì, è l'unica cosa all'ombra che c'è. Dovrei far notare la schiena di Camilla, che a quanto pare ha messo la crema così e poi così. Benissimo. Ottimo. E anche qui. Qui e poi con là. Noi giriamo qua a sinistra. Allora, dovete sapere che noi abbiamo lasciato la macchina tipo in colonia e quindi adesso dobbiamo prendere il bus navetta che ci riporta indietro. Però prima vorremmo tipo morire da qualche parte. Sì, un succo di frutta, un caffè. Direi che ne abbiamo più che bisogno. Un gelato, qualcosa, se non lo zuccheri. No, mamma ha detto che c'erano appena arrivati. Sì, questo è il movimento che c'è sulla terraferma, queste sono tutte le persone che se ne stanno andando. Contate che altrettante persone stanno arrivando tipo adesso, cioè, quindi è un panico. Ma direi di no. Un panico. No, guarda questa casettina, ma adesso sto su da spirito. È la casa di Biancaneve. Io penso di non aver sudato così tanto nella mia vita, mai. Non uscirò più di casa per una settimana di giugno. Io direi che no, mai più nella vita, cioè, questa è la nostra vita. Mi dispiace per tutte le cose belle che ci sono state, perché la cosa era anche bella, però mai più nella vita. È organizzato malissimo, c'è troppa gente che non sanno gestire, questo bisogna dirlo. Mi dispiace per l'organizzazione, ma è così. Questo è il pullman. A casa, lì ti a casa, 2,50 credo. Non riescono a gestire la gente, è un casino. C'è un caldo allucinante e in più c'è casino. E poi è un paese tutto sommato molto piccolo. E c'è davvero tanta gente e non la sanno gestire. Riusciremo a tornare alla macchina? Chissà, adesso qua bevono dietro. E niente, vediamo. A dopo, arrivederci. Siamo in galleria, fermi. Che gioia, eh? Proprio la gioia. Siamo anche questa carrellata. Le voglio tutte, le metto tutte in sequenza. Questa è la situazione di devasto dopo una giornata che mai più ripeteremo nella vita. Io sono d'accordo. Credo che siamo tutti d'accordo su questa cosa qua. Sì, questo. Oh ragazzi, io devo fare la pipì. Ecco, YouTube ti sta ascoltando. No! Mi sa che te la chiedi. Qua c'è gente che deve fare la pipì. Ci vogliamo tutti lavare perché facciamo schifo? Instagram o quello dell'iPhone, basta. E qua stanno parlando di foto, no? Ci aggiorniamo in seguito. Questa è la nostra situazione, la nostra bellissima visuale. Instagram è quello. Ma le gallerie, perché non le dipingono in maniera un po' più allegra? Quindi? Beh, allora quello. Questa è la raga. Vediamo che non torniamo. Già. È la passerella dall'alto. Io sono completamente devastato, ma parecchio, quindi non so, forse farò un video in cui ne parlerò, però è stata un'esperienza distruttiva. Mi viene questa la parola, distruttiva per moltissimi aspetti, per il semplice fatto che secondo me c'è davvero tanta gente, ma troppa gente in posti che tutto sommato non sono fatti per accogliere così tante persone in una volta sola. Non so sinceramente quanto
ne può valere la pena, nel senso che vi dovete mettere in testa che se volete vedere questa cosa, che ormai quando andrà in onda il video è già stata fatta, però dovete mettere in considerazione il fatto che si soffre tantissimo il caldo e si deve per forza avere a che fare con alcune questioni organizzative che non sono state curate al massimo, ma perché secondo me proprio non si aspettavano così tante persone. L'opera in sé è molto suggestiva, soprattutto vederla live. Camminarci sopra è una sensazione estremamente strana, è nello stesso tempo piacevole ma anche un po' inquietante a mio avviso, però è una situazione che davvero camminare sopra questa cosa ti dava proprio il senso del moto onduoso. Non ti dava il senso del mal di mare o il senso dell'onda che senti quando sei su una barca o su una nave. Cioè proprio questa cosa era molto più dolce e ti dava proprio il senso dell'onda. Ed è una cosa molto molto, una sensazione molto molto particolare, quasi unica. Cioè mi è piaciuto tantissimo. E quindi per quello sicuramente ne valsa la pena. Però il caldo e le persone non lo so. Detto questo, comunque, al limite scriverò qualche post sul blog o farò un video a riguardo su quest'opera. Io ti do appuntamento al prossimo video. Se ti è piaciuto questo video condividilo, metti mi piace, commenta e ovviamente iscriviti al mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao e a presto. Ora vado a lavarmi. Ciao ciao.